Oi là, salve a tutti. Abbiamo un secondo, un primo. Ciao Six. Allora, l'ultima live è sparita per due motivi principalmente. Il primo, che è quello che a me è più importante, è il fatto che avevo avuto dei grossi problemi con la risoluzione. Secondo problema è perché mi sono spinto un po' troppo in là col prendere per il culo la gente, come al mio solito. Oh, almeno Six per una volta può godersi una live. Allora, prima però di togliere completamente quella live dal mio canale, ci sono due cose che voglio leggere nei commenti di quella live lì. Sono anzi, una roba, che è il commento che ha lasciato Metal Mike, che è molto interessante. Adesso datemi un secondo che la devo ritrovare. Porca puttana, che faro. Allora, il commento di Mike era riguardante il Breda 88, il Breda BA88. E dice, mi dice Mike, a proposito di BA88, il Lince non era un aereo, era un compendio di disastri ed errori progettuali. Aveva una struttura di tubi in acciaio rivestita in lamiere di alluminio. In pratica era un aereo con dentro un altro aereo. Vi lascio immaginare il peso, era ed era sottopotenziato. Immaginatevi un Bowfighter più pesante e con meno di metà della potenza. Inoltre non aveva una stiva bombe, gli ordigni erano agganciati in incavi al ventre della fusoliera, col risultato di creare traini aerodinamici nefasti. Già il prototipo col timone monoderiva era un aereo terribile. Il pilota che lo portò a fare i due famosi record, Furio Nicolò d'Oglio, lo odiava ferocemente. Aveva un carico alare elevatissimo e il pilotaggio era arduo. E il pilotaggio era arduo. Quando gli montarono le armi, ciao core. Grazie mille, Mike. Torniamo a noi. Hola. Sì, faceva cagare perché aveva un grandissimo peso. Aspettate che mi dice che ho una risoluzione che non è ottimale. Vabbè. Posto. Sì, mi ero messo a insultare gente a cazzo nella live di prima e facendomi un esame di coscienza non è così che voglio essere visto, diciamo così. Sebbene io non abbia problemi a prendere per il culo e insultare la gente, non mi piace l'idea. Allora, P47 e P51 sono due aerei diversi, sono due aerei che sono nati con circa lo stesso scopo, anche se il P-47 è un intercettore, è nato come intercettore caccia da difesa aerea. Come si chiama? Il P-51 invece era un caccia che doveva fare la stessa roba, però fatta in maniera diversa. Agli inglesi in quel periodo serviva un caccia migliore, un caccia a lungo raggio, servivano delle scorte per i bombardieri. E il P-51 era l'aereo che poteva farlo, poteva volare lontanissimo, aveva potenza da vendere, un buonissimo armamento e poteva star dietro a qualsiasi caccia della Seconda Guerra Mondiale. In alcuni casi era anche meglio dei Messerschmitt 262.
Oh, beh, il Super Saber. Ok, cosa ne penso del Super Saber? Il Super Saber è un aereo che è di fondamentale importanza per l'aviazione generale degli Stati Uniti, ma anche mondiale, perché è stato il primo caccia supersonico. Fu un progetto che venne sviluppato partendo dagli studi che avevano già fatto sull'F-86F Saber. E presero tutto quello che sapevano su quell'aereo lì e lo incorporavano su una nuova fusoliera. Nuova fusoliera, un solo motore come col Sabre, post bruciatore che è la cosa nuova, e i soliti quattro cannoni rotativi Colt FMC, che è quelli che ho chiesto a Vlad di parlare nella sua live, che hanno un rato di fuoco molto veloce. Ah, buongiorno, buonasera, direi, sono le 5 e un quarto. E aveva un paio di problemi, lo stesso problema che affliggeva il Sabre, che era la Sabre Dance. Praticamente, quando arrivavi in atterraggio, arrivavi col muso alto, perché dovevi far toccare in genere, idealmente, prima il carro dietro, poi il carro davanti. Ecco, per come erano fatte le ali, per come l'aria girava intorno alle ali, le ali erano molto a delta, succedeva che arrivavi e si creavano dei turbini a fine ala che ti facevano sbandare l'aereo di lato così. L'hanno risolto mettendo delle alette verticali montate, cioè, sì, delle alette verticali montate circa verso la fine e a metà ala, che tenevano il flusso d'aria dritto. Il Super Saber fu un bel ostacolo le prime volte che venne fuori, poi vennero fuori altri aerei. No, Ale non mi ha detto niente. È vero, Ale è a lavorare, mi ero dimenticato. Ale è a lavorare. No, Federico, va tranquillo. Il nostro F-104S, bell'aereo. Ci sono tante critiche che volano su quell'aereo lì. La prima tra tutte è che non vira. La seconda dicono che era una trappola mortale. E la terza dicono che non poteva fare tutto quello che volevamo. Due sono sbagliate, una è quasi vera, è un misto. Allora, troppo poco agile. Non è vero. Per il suo lavoro, che era intercettore, e intercettore significa che tu raggiungi, cioè decolli il più in fretta possibile, raggiungi la quota di combattimento, intercetti, abbatti e te ne vai. È un lavoro che dovrebbe essere fatto rapidamente. L'F-104 era veloce, poteva arrivare in quelle zone molto velocemente. Quindi non è completamente vero. La seconda, il fatto che fosse una trappola mortale non è vero, perché quello che si dice che era il fabbricavedro viene dai tedeschi. I tedeschi li operarono in maniera molto sbagliata. Li operarono come si chiama? Su piste sbagliate, piste troppo corte e con troppo poco spazio per prepararsi all'atterraggio a causa del traffico aereo. Inoltre, li operavano e avevano addestrato i piloti a operare a quote troppo basse. L'addestramento non era proprio sufficiente. Invece, l'ultima cosa, infatti, una cosa che si diceva dell'F-104 in Germania è che se un civile ne voleva uno, bastava che aspettasse che gli piombasse sul giardino di casa. E invece, qua in Italia il discorso è un po' diverso, perché avevamo fatto gli addestramenti negli Stati Uniti, quindi era lì che ci preparavamo, e se non ci preparavano loro, infatti avevamo il meglio del meglio anche noi. E l'ultima cosa invece è che non poteva fare tutto quello che gli veniva chiesto, è vero, perché noi in Italia lo volevamo usare come un multiruolo. Infatti quelli italiani hanno dei montaggi interni ed esterni alle ali per montarci delle bombe, missili aggiuntivi. E l'F-104 non è stato progettato con questa idea. Quindi tutte le manovre d'attacco che andrai a fare non andranno mai così tanto a buon fine come vuoi. Perché appunto non hai capacità di fare il cosiddetta la picchiata d'attacco e ritirare sull'aereo, non ce la fa. Tutto qua. È vero, Mike che bestemmia e se lavora con gli spinaci, che semina gli spinaci. Ok, ottimo Mike. Ah, mi ero messo a sudare gente a caso perché, boh, mi era preso il giustiziere del cazzo. Mossa sbagliata. Tutto qua. Leggevo commenti del cazzo e me lo sono dato perdere la mano. Tutto qua. L'applicazione dei due tempi. Allora, io l'unica applicazione di due tempi mi vengono in mente alcuni esperimenti che fecero gli americani con i Detroit Diesel, due tempi diesel.
in giapponese col due tempi non lo so, non lo so. Proprio il giapponese io fino alla fine della seconda guerra mondiale onestamente non mi ricordo un cazzo, cioè non ho studiato nulla da quella parte lì, cioè mi sono più concentrato sul fattore seconda guerra mondiale al momento. Il motore due tempi, comunque il due tempi diesel offre alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto al quattro tempi diesel. Il due tempi diesel è un motore che ha più potenza rispetto a un motore quattro tempi diesel, perché non deve fare il cilindro, non ha quattro tempi, ne ha due, e questo ti consente di ottenere una coppia più immediata. In genere i due tempi diesel vanno tra gli 8 e i 16 cilindri. Il discorso qua è che come funziona un due tempi diesel? Perché nel due tempi a benzina, miscela, hai il cilindro che va su e giù e la miscela benzina olio va a lubrificare tutte le componenti all'interno del cilindro. Nel due tempi diesel invece il cilindro è lubrificato con l'olio naturale, con l'olio normale. È come un motore diesel quattro tempi, però il sistema di iniezione è diverso perché tu hai l'iniezione che è laterale e lo scarico che è sopra. Scusate il temporale, c'è un temporale qua da me. E cosa succede? Il cilindro va giù, viene spruzzata dentro la nafta vaporizzata insieme all'aria, va su, comprime, esplode, torna giù e il getto di nafta che viene iniettato all'interno, di nuova nafta che viene iniettato all'interno del cilindro, è abbastanza forte da sparare via i gas di scarico. Questo causa un problema. I consumi sono molto superiori perché sparando via il gas di scarico dal cilindro capita molto spesso che della nafta incombusta esca dalla valvola di scarico e quindi tanta della nafta che tu spruzzi dentro tu sei costretto a spararne un po' di più in maniera da evitare di combustionare gli stessi gas di scarico che potrebbe ammazzarti un cilindro o il motore in generale. Quattro tempi invece, come sapete, esplode, scarica, esplode, scarica. Sapete tutti come funzionano quattro tempi. Conosco il gioco di L2? Sì, lo conosco. No, non fu usato in Somalia. Adesso non voglio speculare su questa cosa qua perché non lo so bene. Noi in Somalia avevamo gli M60. In Italia, nel periodo d'oro degli M60 e dei Leopard, avevamo i Leopard che erano i cacciacarri. Avevano il compito, erano quelli veloci che stavano dietro a tutti, cioè che non stavano dietro a nessuno, erano le unità veloci. Dopo avevamo gli M60 che stavano insieme alla fanteria, perché gli M60 sono molto più lenti di un Leopard. Quindi cosa fa? Avevi questi Leopard che vanno avanti e massacrano i carri armati e gli M60 che lavorano in supporto alla fanteria. Quindi credo che il motivo per cui hanno usato gli M60 è perché lì non c'era una minaccia di carri armati. Tutto qua. Convoglio dell'impiego dei carri armati e dei blindati da parte dei sovietici in Afghanistan. Anche lì è una mia lacunetta, anche quella lì. Scusa, zombie. Il documentario pieno di cazzate che ti ho consigliato nella scorsa live, quello sull'M4 Sherman, intendi quello che ne parlava anche Vlad nel suo video? Quello della seconda guerra mondiale a colore? Ascolta, fai una roba, facciamo una roba. Se c'è su YouTube, mi dai il link e recensione in diretta. Se c'è su YouTube, mandami il link qua in live. Vado su YouTube, condivido lo schermo e ce lo guardiamo assieme. Se a voi va bene. Buono, allora aspetto il link. Sì, sente il disturbo nella forza chiamato tuono. Come ci sono finiti i cannoni senza riculo da 105 americani? Beh, ce li abbiamo portati noi. Noi li usavamo molto, molto estensivamente.
Sei nel mio gruppo Discord? Aspetta. No, quest'altro gruppo qua. Invita coppia. Ciao Federico Violino. Sì, ma Simone, qua non si sta parlando di quanto buono fosse il Leopard, qua si sta parlando se l'abbiamo utilizzato noi in Somalia. La risposta è no. Federico, per inviarmi il link, entra nel mio gruppo Discord e me lo mandi in chat privata. Adesso mi metto online su Discord apposta per te. Là. Il Merkava, guarda che il Merkava cambiando di generazione in generazione è un po' come l'Ariete, rimane con un concetto che non va bene secondo me per la guerra moderna. Sì, Federico Ippoliti, ti conosco molto bene, so bene che non lo intendi per davvero. Sì, abbiamo la nostra community di rincoglioniti su Discord, non preoccupatevi, è tutto normale. Rientra tutto nella normalità. Allora, alto disturbo nella forza. Sì, KMS Tirpitz che mi manda un messaggio per dirmi che a cosa servono veramente le guance del Leopard. Raga, l'ho spiegato in live. L'ho spiegato in live a cosa servono le guance del Leopard. Ciao Edo, comunque. Prossima live comunque l'anticipo subito, la faccio insieme a un mio amico che è un amante dei carri armati russi e parliamo degli Sherman nell'Armata Rossa. Perché sì, se lo merita. Io al momento non ho lavoro, però lavoravo in agricoltura. Non lo so quando farò una review degli FV della guerra civile. Come si chiama? Il Centauro, sì, se non sbaglio c'è un modello di Centauro, ma qua dovete chiederlo a un signore che è entrato nel gruppo, che si chiama Red Comet, nel gruppo Discord. Lui era un carrista di Centauro e se volete fargli qualsiasi domanda sul Centauro fate a lui. Io purtroppo arrivo fino a un certo lì, arrivo fino a un certo punto con i carri armati moderni.
Scuola di Karen, magari. Ma allora Federico, mi mandi o no il link? Sì, accettiamo gente da tutte le parti noi qua. Per chi avesse bisogno di nuovo, rimando il link. Io credo che l'India compri T90 perché non hanno, perché hanno, si sono resi conto che che quel carromato che c'hanno loro sia un po' un aborto. Come si chiama? L'Arjun. Si sono resi conto che il T90 è meglio dell'Arjun. Sì, veramente, l'Arjun è veramente considerabile il peggior MBT mondiale. Avere dei canti e dei fanti insieme ai carristi è una roba che facevano gli israeliani che fanno ancora adesso gli israeliani con il Merkava. Praticamente sul retro del carro armato tu hai due zone laterali, ci puoi mettere, non mi ricordo se 4 o 6 sedili, o le munizioni, o carburante, o acqua, o un cesso chimico. O cesso chimico e munizione, o cesso chimico e fanteria. Ma in ogni caso, sì, non è la prima volta che viene provata questa cosa qua. Per esempio, il Mark, cioè è una roba che hanno provato a farla sin dall'inizio. Sin dall'inizio dei primi carri armati, vediamo se ne trovo uno. Il Petrel Machine, fatto dagli inglesi nel 1915, era nato con lo scopo di portare la fanteria al fronte. Però, se vogliamo fare un altro esempio, il Little Willy stesso avrebbe dovuto poter portare della fanteria al suo interno. Se andiamo avanti anche con altri carri armati, no, questo è il Mark IV. Ulala, dov'è? Oh mio Dio, dimmi che mi sono perso un carro armato. Incredibile. No, raga, ho comprato un nuovo libro che vi consiglio. È un libro di Steven Zaloga che è praticamente una raccolta di ingaggi tra Sherman e Panther nelle Ardenne. Ed è un. Cioè, tira anche le conclusioni su quale dei due fossero i meglio. Comunque, se non vado errato. Se non vado errato, uno dei veicoli in teoria. Che cazzo. Il Mark 9. Il Mark 9 era il veicolo che avrebbe dovuto portarsi in giro la fanteria. Poteva portare. È stato il primissimo veicolo che si può considerare APC. Era stato fatto nel 1918. Pesava 41 tonnellate. Aveva un motore chiamato Riccardo Gasoline a benzina, cioè da 150 cavalli. Aveva solamente due mitragliatrici montate davanti, però poteva portare 30 persone. Però aveva un problema perché pesava molto di più del Mark V da cui è derivato. Inoltre fu anche il primo carro armato a essere sperimentato nel ruolo di carro armato anfibio. Quindi, boh, mi sembra una bellissima cosa. E niente, provo a farvelo vedere. Aspettate che apro OBS, che se no vedo un cazzo. Questo qua. Questo qua. Spero si veda bene. A posto, mi piace, se siete contenti di questa webcam, non mi hanno pagato per fare pubblicità, quindi non vi dico no.
Vabbè, la potete trovare su Amazon, non costa neanche tanto. Non mi ricordo neanche come cacchio si chiama. Vabbè, la trovate. Cos'è che mi ha mandato? Allora, gli autoblindo moderni italiani sono, io li considero i migliori che ci siano in Europa al momento. Li consiglio veramente il meglio che ci siano in Europa. Magari tra anche gli Stati Uniti, non so. Però una cosa che abbiamo noi in più, che il derivato del Centauro, portafanteria, ha in più rispetto allo Striker americano, è la capacità di galleggiare. Allora, di a Fede che può. Allora, Fede, M400 documentario su YouTube, dura 44 minuti, la copertina ha un'immagine in bianco e nero. Ok, cerchiamolo subito. Cos'è che mi dite di cercare? M4 Sherman documentario. Dura 44 minuti e 21 secondi, giusto? No, va tranquillo Federico, non è un problema. Ok, me l'ha trovato il signor Edo. Quindi apriamolo. Adesso raga, 44 minuti, spero di riuscire a guardarli tutti senza tirare un infarto. E allo stesso tempo però, apri chat in una nuova. Ottimo. Mettiamola leggermente fuori dai cojones. E eccoci qua. Schermo largo. Guardate, dopo c'è subito il video di Vlad. È la mia stessa live. Che figata, grazie mille OBS. Allora, nuova fonte. Cattura finestra. Vai. Ok. Hola, ottimo. Sistemiamo un po'. Io mi levo dai coglioni. Spero ci vediate tutti, questo lo facciamo più grande che riesco, purtroppo più grande di così non mi riesce. Là. Spero voi vediate. Ubo, se mi confermate che siete pronti, io andrei anche. Ah, comunque l'avevo già visto perché ci avevo messo non mi piace. Sì, l'ho già visto. Ma perché non lo metto? Vabbè, scusi me. Tac. Ok. Magari se copro troppo lo schermo mi fate sapere e io mi adeguo di conseguenza. E che cazzo faccio? È un deficiente. Allora. A posto. Boh. Ma non so perché il massimo che raggiunge 480, perché avevo messo che doveva registrare in 1080. Che palle, allora. No, è tutto a posto qua. Beh, vediamo se riesco ad aumentare. No, vabbè, 480. Ok, raga, scusatemi tanto se non ci sarà il massimo della qualità, ma va bene. Pronti? Mezza. Anzi, no, guardate, devo fare una piccola cosa perché. Ecco, a posto. Ok, come va qua? Tutto a posto. Boh. Così riesco a vedere la chat. 3, 2, l'XM1 a 3. L'XM1 a 3 non era il veicolo fatto dalla General Motors, dalla Chrysler. Che poi verrà consegnato ai sudcoreani e diventerà il KU, il. Dio caro. No, raga, sono eccitato anch'io. Vabbè, ti risponderò più tardi.
3, 2, 1, via. Peccato perché sono fatti anche bene a parte della qualità. Sì, appunto, Federico, è quello che intendevo io, il competitore dell'Abrams. Il carro armato Sherman M4 nasce dalla necessità di costruire un carro alleato che tenga testa ai potenti panzer dell'esercito tedesco. Con uno straordinario sforzo di produzione industriale di massa, verranno prodotti più Sherman di tutti i carri armati tedeschi messi insieme. Grazie a filmati originali e ricostruzioni a colori, vi racconteremo la storia dello Sherman, veloce e affidabile, ma con un difetto gravissimo. La sua corazza non è capace di resistere ai cannoni veloci tedeschi che dovrà affrontare in guerra. Cominciamo con le minchiate, che bella cosa. Comunque, raga, una piccola novità su questo veicolo qua. Ho Stare in guerra. notato, vedete la ruota che ha tanti denti? Questo qua è uno Sherman Grizzly costruito in Canada. I canadesi avevano la licenza per fare gli Sherman. E infatti la ruota, le ruote, se vedete una ruota dentata che ha più denti del solito, è canadese. La nostra blindatura non era spessa nemmeno la metà di quella dei carri armati tedeschi. I loro cannoni ad alta velocità la tagliavano come fosse stata di burro. I tedeschi coniano un soprannome per lo Sherman. Lo chiamavano Ronson, come nella pubblicità degli accendini che diceva uno scatto e prende fuoco. Allora, due minchiate, siamo arrivati a quota 3. Allora, vabbè, sempre, facciamo sempre due. Corazza, diciamo che non avevo neanche la metà della corazza. Allora, corazza effettiva è la corazza che si viene fuori facendo la trigonometria con l'angolazione della corazza. Lo Sherman, tutti i modelli di Sherman avevano bene o male circa 80-90 mm di corazza. Quanta corazza aveva un Panzer 4 nella sua ultima versione? 80. Quanta corazza aveva un Panzer 3 nella sua ultima versione? 70. Quanta corazza aveva un Tiger 1? 100. Puoi fare delle eccezioni per i Panther, ma i Panther erano così pieni di difetti anche a livello meccanico, a livello anche di qualità della corazza, anche il fatto che i primi Panther avessero questo mantlet bello arrotondato, il fatto stesso che se un proiettile esplosivo o un 105 atterrava a fianco alla trasmissione e rischiava di romperla, quello rende il carromato molto vulnerabile. Un carromato fermo è come sparare un bunker, e tu non vuoi essere in un bunker circondato da carri armati. Tutto qua. No, andiamo avanti. Non mi voglio fermare troppo su queste cose qua, perché sono i tipici miti e il tipico survivor bias. L'unico carro armato che posso dire che aveva veramente una gran superiorità sullo Sherman in quanto a corazza e cannone era il Tiger 2. Però il Tiger 2, anche lui, non ce n'erano così tanti da fare la differenza. Gli Sherman tuttavia daranno un contributo fondamentale alla vittoria degli alleati in Normandia E questo è e dopo vero. alcune delle battaglie più dure tra carri armati durante la Seconda Guerra Mondiale, guideranno la controffensiva per annientare l'esercito tedesco a ovest. Il tank. Il carro armato non è un mezzo sviluppato per salvare la vita, è sviluppato per uccidere. E mettere al sicuro il suo equipaggio. Uccidio sarai ucciso, diceva il motto. Cioè, scusate, parlano di Sherman e mi inquadrano un Somua. Un Somua S-35. Vabbè, ok. Otto. Beh dai raga, un lato positivo, guardate qua. Questo video ha 52.000 visualizzazioni, no? 52.000, vaffanculo, 52.000 visualizzazioni. Quello di Vlad ne ha 69.000. Mi fa piacere sta cosa qua. Significa che il Vladino bello in mia compagnia siamo riusciti a fare un lavoro molto eccellente. I carri armati vengono impiegati per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale dagli inglesi per spezzare lo stallo creatosi nel fronte occidentale. Sono mostri ingombranti e pesanti che si rompono spesso. Negli anni tra le due guerre, i carri leggeri diventano popolari per via della loro velocità e mobilità. Hanno però solo una corazza sottile e cannoni di piccolo calibro. Sì, perché
Negli anni 30 i tedeschi iniziano a... Perché anche il discorso francesi-tedeschi non è che sia sempre andato in favore dei tedeschi, ogni singolo scontro che capitava. L'unico problema che avevano i francesi era la mancanza di organizzazione e di lubrificanti e di alcuni materiali. I più pesanti. I carristi erano anche bravi. I cannoni più grandi. Oltre che una teoria assolutamente nuova su un tipo di guerra mobile e meccanizzata. Nel maggio 1940 Hitler scatena il Blitzkrieg, la guerra lampo contro Francia, Belgio e Paesi Bassi. Nove Panzerdivisionen, veloci, affiancate dalla fanteria, irrompono nella foresta delle Ardenne, attraversano il fiume Mosa e sbaragliano gli eserciti alleati. Tutto in 10 giorni. Il Blitzkrieg indica le operazioni mobili e veloci effettuate dai carri armati e dalla fanteria meccanizzata. Molti eserciti avevano fatto tentativi in questo senso, ma furono i tedeschi a perfezionarlo. Questa è un po' una stronzata, perché il credito di chi ha inventato il concetto di guerra moderna va dato allo stesso tempo, in egual modo, ma forse di più, a due paesi in particolare, a la Francia per primi, perché sono stati i primi a introdurre il concetto non di guerra lampo, ma il concetto... No, non è una minchiata, sì, questo qua è una mezza minchiata. Sono stati i francesi prima a introdurre un tipo di guerra molto rapido. Prima guerra mondiale, loro avevano tantissimi carri armati Renault FT, e come funzionava l'attacco tipico di Renault FT? Mentre gli inglesi mettevano davanti i carri armati dietro la fanteria, i francesi attaccavano carri armati e fanteria assieme. Avevi i carri armati e subito dopo, non in una seconda andata, ma subito dopo avevi la fanteria che stava dietro i carri armati. Prima dell'attacco avevi aerei e bombardamenti d'artiglieria. Quando arrivavano i carri armati era un disastro, perché erano tutti disorganizzati. Il discorso della guerra moderna va aggiunto anche il concetto della guerra di mobilità che avevano gli americani. Gli americani avevano sviluppato un tipo di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale che era molto intelligente. Tu avevi l'artiglieria sempre in stand-by e pronta a rispondere al fuoco, che bombardava le posizioni chiave e che rispondeva subito. Avevi l'aviazione, che era sempre pronta a rispondere, come con i cacciabombardieri di prima linea. E dopo avevi i carri armati e la fanteria che stavano assieme. I tedeschi, quando attaccavano in prima linea, avevano l'artiglieria che bombardava un bersaglio fino all'arrivo dei carri armati della fanteria, come nella prima guerra mondiale. Solo che a differenza della prima guerra mondiale le tattiche di difesa erano cambiate. Il concetto di difesa a linea era andato a puttane il momento in cui le fortificazioni fisse hanno visto che non riuscivano a fermare un attacco concentrato. E questa discussione qua ci porta anche all'invenzione dei cacciacarri, che voglio farlo in una live apposta. Il discorso è comunque che bisognerebbe dare il credito in quasi ugual modo a tedeschi, americani e francesi. In ordine dovrebbero essere francesi, tedeschi e americani allo stesso tempo. Tutto qua. L'impatto era psicologico oltre che fisico. Si faceva sentire il nemico sconfitto, oltre a batterlo realmente sul campo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l'esercito è ancora impreparato. Ha pochi effettivi. E dispone di pochi... No, è bellissimo. Questa è un'altra mezza minchiata, perché gli americani sì erano messi male, ma non erano messi così male come i tedeschi il primo giorno di guerra. Tenete conto che i tedeschi sin dal primo giorno di guerra avevano l'intera catena di logistica, che era quasi all'80% dipendente dai cavalli e non dai camion, come i filmati di propaganda vogliono farvi pensare. Erano veramente tanto tanto dipendenti. Più avanti andranno nella guerra, più dipendenti saranno dagli animali: bovini, cavalli, asini, per tirare l'equipaggiamento, perché non hanno materiale, non hanno camion, non hanno carburante. Tutto qui. Gli americani invece in 2 anni sono passati dall'avere praticamente un cazzo di carri armati ad avere uno degli eserciti più grandi e potenti al mondo. Cioè, è molto semplice la cosa. Centinaia di carri armati antiquati, risalenti alla prima guerra mondiale. Questo è vero, avevano carri armati vecchi. Ora, dal giorno alla notte, quasi tutti i carri dell'arsenale statunitense diventano obsoleti. Benché l'America sia ancora neutrale, la sua industria si prepara rapidamente alla guerra.
iniziando così la trasformazione in quel che sarà chiamato l'arsenale della democrazia. Ah, sì. Per raggiungere l'elevato livello di produzione di carri armati, è richiesto all'industria automobilistica di offrire la propria esperienza in management, forza lavoro e produzione di massa. E non solo la... i principali produttori di carri armati erano le fabbriche di locomotive. La Alco, la Baldwin, la Lima... Il presidente della Chrysler Corporation, Keller, risponde alla chiamata e mobilita Detroit per la guerra. Detroit Arsenal. Keller caldeggia la costruzione di una nuova fabbrica di carri armati. Nel giro di un mese, i tranquilli campi di Gran Turco del Michigan diventano una fabbrica che produce carri armati, nota come l'arsenale di Detroit. Detroit Tank Arsenal. Presto, dalla linea di produzione, nasce il carro armato medio M3. Insomma... I pianificatori militari vogliono però un nuovo e migliore carro armato per affrontare i panzer tedeschi. Se avete visto il mio video, l'M3 non è che è nato perché è nato, come hanno appena detto qua. È nato perché serviva qualcosa da mettere in campo alla svelta. Lo staff della Chrysler e gli ingegneri militari iniziano a lavorare su un nuovo motore. E non è comunque che serviva... non è che hanno fatto l'M3 e dopo hanno sviluppato l'M4, sono stati sviluppati in parallelo, solo che l'M3 è stato sviluppato... così, in un anno. Invece l'M4 ci ha messo un po' di più. Una squadra di progettisti lavora sull'ipotesi di un carro armato dotato di cannone da 75 mm montato su una torretta. Ok, vabbè, pensavo che non lo dicessero. Ciò significa progettare una torretta pesante capace di un brandeggio di 360 gradi. Non è che non ne fossero capaci, perché comunque fecero l'M6A1 Heavy Tank, che monta un 76, un 3 pollici e un 37. Questo nuovo carro armato ha telaio e struttura meccanica simili a quelli dell'M3. In realtà la trasmissione e il motore sono gli stessi. Una corazza in acciaio spessa oltre 6 cm. No, nelle prime versioni era 57. No, era 5. Nelle prime versioni era 47 mm angolata a 57 gradi, poi verrà portata a 63 mm angolati a 47 gradi. Quindi, sì, non è proprio vero. Inoltre, cos'altro che diceva qua? Montato su una torretta. Ciò significa progettare una torretta pesante capace di un brandeggio di 360 gradi. Oh raga, non rispondo a tante domande in questo video qua, perché già dura tanto il documentario, poi se rispondo anche a domande, magari alla fine fatemi le domande. Questo nuovo carro armato ha telaio e struttura meccanica simili a quelli dell'M3. Ripeto, come avevo detto nel mio video sull'M3, l'M3 lì l'hanno utilizzato per collaudare tutti quei motori e tutti quei tipi di lavorazione che verranno introdotti nell'M4, il Twin Diesel, il Chrysler Multibank, il Ford GA è stato proprio introdotto con lo Sherman, il radiale come ho detto prima e basta, cioè le trasmissioni, il tipo di scafo fuso, lo scafo saldato, quello rivettato l'hanno buttato via praticamente subito, il 75 mm, lo stabilizzatore di canna, le hanno provate tutte sull'M3 per poi introdurre nello schema. Ma perché sull'M3? Perché era già in campo, è già disponibile. Una corazza in acciaio spessa oltre 6 cm e pesa 33 tonnellate con l'attrezzatura completa. I test sul terreno di prova di Aberdeen, nel Maryland, sono un grande successo. Il carro... Vedi, se era il Firefly non riusciva a salire quella collinetta lì, perché il Firefly è troppo pesante sul davanti. Motivo per cui quel video che hanno fatto gli svedesi non è valido, per provare che lo Sherman facesse forse un carro di merda. Perché se avessero messo su un normale M4 75 o un M4A3 con le sospensioni HVSS, sarebbe stato completamente diverso. È affidabile. Vedi, vedete, cazzo. Con una velocità massima di oltre 40 km orari. Ah, e non è proprio vero che il Panther e il Tiger potessero andare più veloci dello Sherman, perché sì, potevano fare anche i 57, ma avevano un...
un limitatore di velocità all'interno della trasmissione, se no spaccavano tutto. Nell'ottobre 1941 inizia la produzione del nuovo carro armato. Per esempio il Tiger 2 poteva andare a massimo di 32 km/h su strada e solamente 18 in fuoristrada. Ufficialmente è noto come M4, ma per tutti è lo Sherman. Non è vero, il nome Sherman è stato dato da Churchill e tutti quanti l'hanno sempre chiamato M4 o Medium M4 o solamente The Medium per tutta la guerra, fino alla fine. Solamente nei rapporti leggete qua e là M4 Sherman, ma il nome Sherman ha preso piede dopo la guerra. Tra Alla le fine del 1942 i primi Sherman entrano in servizio sia con l'esercito inglese sia con quello truppe. americano. E quello canadese. I canadesi sono stati i primi per utilizzare lo Sherman, attenzione. Mi piaceva molto. Lo Sherman era un mostro di 33 tonnellate. La prima volta Sì, su uno questa live si Sherman rimane su. era un carro armato enorme. Con molto spazio all'interno, una vera Rolls-Royce rispetto a quello a cui eravamo abituati. Mi impressionò il fatto che avevano 5 motori Chrysler, fatti in modo da poter confluire tutti in un unico albero motore. Lui parla di motori Chrysler, però qua stanno mostrando radiale, attenzione. Sì, lui doveva essere un carrista sugli M4A4. La maggior parte dell'equipaggiamento americano era decisamente migliore del nostro. Loro avevano la potenza industriale. E sai che sarebbe stato molto efficace contro il nemico. Ah, ma intervistano il carrista inglese. Ogni Sherman ha un equipaggio di 5 uomini. Il guidatore siede davanti a sinistra. Come pilota di Sherman avevo un enorme cambio a destra. I pedali erano più o meno gli stessi che in ogni altro veicolo. C'erano acceleratore e frizione, ma niente freno. Al posto del volante c'erano le cloche, come quelle per i videogiochi. Se tiravo quella a destra, il carro armato girava a destra. Se tiravo quella a sinistra, girava a sinistra. Se tiravo entrambe, il veicolo si fermava. Perché lavori sui freni? Spesso bisognava guidare con il periscopio, si stava con il carro chiuso e non era facile, ma si imparava e basta. Quando non si è in combattimento, pilota e copilota guidano con i portelli aperti. E fino a qua. Il resto dell'equipaggio opera dalla torretta. Tre persone stavano nella torretta e credo avesse un diametro di circa 1,5 metri. Stavamo molto Buonasera. vicini l'uno all'altro, diciamo così. E l'unica cosa tra il caricatore e l'artigliere era la culatta del cannone. L'artigliere non aveva molto spazio, poiché a sinistra aveva il cannone e poteva guardare fuori solo attraverso il periscopio. Chiamalo poco. Il comandante del carro diceva dove andare, cosa fare. Io preferivo sempre avere la testa di fuori, non sopportavo di dover guardare da quel minuscolo periscopio. Si lamentano del microscopico periscopio perché non vedevano il fatto che i tedeschi periscopi erano ancora più piccoli. In aggiunta al cannone principale da 75 mm, sulla torretta trovano posto una mitragliatrice e un cannoncino antiaereo. Cannoncino antiaereo, vaffanculo. Un I Browning proiettili per il 350. cannone principale possono essere perforanti, AP, oppure ad alto potenziale esplosivo, HE. Cagata. Questa è una gran cagata, perché in realtà lo 75 aveva esplosive. Poi più avanti introdusse un esplosivo ancora più potente, fumogeni, perforanti APC, perché gli americani non usavano mai le AP e basta per lo Sherman, usano le APC, APCBC, che sarebbero perforanti. Incapsulatura balistica e incapsulatura come si chiama? Da normalizzazione con dell'esplosivo all'interno. Fumogeni, che erano quelli che chiamavano i Willy Pit al fosforo bianco, che avevano la capacità, se tu risparmi un edificio, dai fuoco a tutto. Vedete Fury quando sparano i fumogeni dentro gli edifici? Quello è un Willy Pit e quello è il vero effetto che c'aveva. E avevano le APCR che non vennero mai introdotte, quelle da 75 mm non vennero mai introdotte in campo di battaglia. Per il 76 sì, però per il 75 no.
Dopo cos'altro avevano? No, niente, queste erano. Parecchie, eh? APC, APCBC, HE, fumogene e APCR che non vennero mai introdotte. Quattro tipi di proiettili. Sì che li metta. Se il comandante avvistava un obiettivo, mi faceva girare. Io brandeggiavo fino all'obiettivo indicato. Mi diceva brandeggia a destra e mi faceva arrivare al punto esatto. E questo è un grande errore di interpretazione del manuale, perché il manuale dice che il comandante ti dice dove sparare, ma il comandante, nel caso normale, leggendo il manuale dello Sherman che trovate su archive.org, prendi la leva perché il comandante ha il commander override e giri la torretta al posto del cannoniere. E non la giri praticamente mai manualmente, usi il traverse elettrico per puntare. Se hai bisogno di fare microscopici aggiustamenti, allora usi quello manuale. Però ho letto anche che l'aggiustamento elettrico era abbastanza preciso e sensibile che se tu muovevi piano piano potevi anche fare micro aggiustamenti. Si poteva brandeggiare anche di 360 gradi se non c'era nessuno intorno. Il nostro brandeggio era splendido, maledettamente veloce. Vero. Diceva azione AP o azione HE, così che il caricatore metteva un proiettile perforante oppure uno ad alto potenziale esplosivo. Poi, una volta individuato l'obiettivo, io dovevo prendere la mira, sparare e sperare di colpire l'obiettivo. Spera di colpire l'obiettivo, sta a te, cazzo. Sei te il cannoniere. Lo Sherman è adatto alla guerra corazzata e di movimento. Ora però Giusto. deve mettersi alla prova in battaglia. Giusto. Lo Sherman diventa una casa per l'equipaggio che deve lavorarci e viverci dentro, spesso per più giorni consecutivi. Settimane in Germania o in Italia o nel deserto. C'era un grande affiatamento fra i membri dell'equipaggio. Imparavamo a fare affidamento gli No, uni non i sugli altri. canister. Il 37 aveva i canister. E così si creava un meraviglioso spirito di corpo. Dormivamo insieme, mangiavamo insieme, combattevamo insieme. Eravamo molto uniti. Conoscevamo i problemi di tutti. Se arrivava una lettera da casa e c'era qualche problema, di solito ne parlavamo insieme. E poi imparavamo i lavori degli altri, perché se fosse successo qualcosa, che ne so, un guasto, il ferimento, la morte di uno di noi, era necessario prenderne subito il posto. E qui è dove l'addestramento americano si rivela superiore a quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, perché i tedeschi erano specializzati a fare una sola roba. Avevi il cannoniere che era specializzato a fare il cannoniere, il servente che era specializzato a fare il servente, il conducente che era ultra specializzato a guidare i carri armati come il Tiger, il King Tiger, il Panther, gli Ad Panther, gli Ad Tiger. Perché sono veicoli che richiedono molta attenzione nel guidare, quindi non avevi questa possibilità di cambiare posto dell'equipaggio. Tutte le sere l'equipaggio scava una trincea per la notte. O dormi direttamente sotto il carro. Se avevamo fortuna, scavavamo una buca, ci mettevamo sopra il carro armato e dormivamo sotto, in una sorta di letto comune. Non ci levavamo i vestiti, ma solo gli stivali. Dormivamo là tutti e cinque. Con il tempo, l'equipaggio instaura un rapporto quasi intimo con il carro armato. Chiamavamo il carro come le nostre fidanzate. Per noi era qualcosa da amare. Sì, vai tranquillo che lo pubblico, se ci riesco. Nel 1943 l'arsenale di Detroit viaggia a pieno regime. 10.000 operai lavorano su 3 turni, 24 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Ogni veicolo richiede 4.537 singoli pezzi. In totale, 11 fabbriche e centinaia di subappaltatori contribuiscono alla produzione degli Sherman. Alla fine del conflitto, ben 48.000 Sherman saranno usciti dalla fabbrica, il doppio di tutti i carri armati prodotti dai tedeschi. Lo Sherman diviene per tutti il carro armato degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Con alcune eccezioni, però sì.
Gli Sherman, però, hanno un grave difetto. Il cannone principale non ha la stessa potenza di quello dei Panzer e la corazza è più sottile rispetto ai rivali tedeschi. Allora, il cannone che abbia meno potere penetrativo di un carro armato tedesco è vero solamente in parte, perché comunque utilizzi... Sì, ha una velocità molto più lenta di un cannone da 75 ad alta velocità tedesco, però tenete in conto che il perforante da 75, quello APC normale, non l'APCBC, l'APC normale, ha una massa molto elevata, perché è un obice praticamente questo qua. Boggy sì che è un grizzly questo, l'ho detto anche prima. E il discorso della corazza invece, come ho detto, dipende da che carro guardi, ma Waffenmatt, questo lo dirò all'infinito e lo dico adesso per non ripeterlo in futuro, Waffenmatt aveva emanato un piccolo paragrafo da mandare ai carristi tedeschi, per i carristi di Panther e Tiger, che dicevano di non ingaggiare lo Sherman se è angolato praticamente, se è angolato a 30 gradi, di evitare l'ingaggio a meno che non siano di sotto di 500 metri, per il motivo che appunto la corazza frontale era molto buona, tutto qua. Il fuoco di armi leggere invece non ha alcun effetto sugli Sherman. Un'altra cosa, tenete conto che il più grande nemico degli Sherman non furono mai i carri armati, furono i cannoni anticarro fisse. L'equipaggio è solitamente protetto dal fuoco della battaglia, ma il colpo di cannone tedesco ad alta velocità penetra facilmente nella corazza sottile dello Sherman. Direi che lo Sherman è sottile, è una bestemmia. Molto buona la corazza. Ha pochi secondi per uscire prima che il carburante o le munizioni esplodano. Una volta colpiti avevamo ottime probabilità di prendere fuoco come un fiammifero. Oh, avevano qualche secondo per uscire, ma sapete che il carro armato, non voglio dire un carro armato medio, ma normalmente tu non avevi tutto questo tempo per uscire in un altro carro armato? Ma come mai lo Sherman sì, vi chiederete? Ha a che fare magari col fatto che le munizioni non sono riempite, non sono farcite come tacchini il giorno del ringraziamento? Ha a che fare magari col fatto che gli americani ci hanno effettivamente pensato a che succede se viene preso le munizioni? Ha a che fare magari col fatto che gli Sherman avevano boccaporti facili da aprire e con le varianti del 42 avevano introdotto anche il quarto boccaporto? Non lo so, sapete voi. E il fatto che il carburante fosse separato dall'equipaggio? Ma non lo so. Dovevamo uscire il prima possibile. E lo Sherman ti garantiva di farlo. Il ricordo di un carro armato in fiamme perseguita ancora molti carristi. Quel fumo nero, veramente nero, con le munizioni che esplodono all'interno del carro, era una visione terrificante. Peccato che quello sia un Churchill. Bruciava molto in fretta. Poi il calore così generato faceva esplodere le munizioni. Quello sia uno Sherman. Se la torretta veniva colpita, il proiettile che entrava iniziava a rimbalzare ovunque. Ma dai, ma sul serio? Noi non sapevamo dove andare. Cosa vuoi fare? Salta fuori? Queste lamentele che fanno sono lamentele che ti fanno ogni singolo carrista. Per questo è una roba che dicevo in un'altra live passata. Dicevo che i carristi americani, se paragonati al carrista medio, se tu prendi un carrista americano o inglese, lo paragoni a un carrista russo, perché i russi erano abituati con dell'equipaggiamento schifoso, quelli americani sono delle fighette paragonati a quelli russi. I russi c'avevano due coglioni così. Loza e Lavrienko non si sono mai lamentati degli Sherman, mai. Erano abituati ai T-34, rendetevi conto. Tutto intorno vedi carne, brandelli di carne, finché non riuscii più a guardare e pensai: mio Dio, in cosa mi sono cacciato? Nella guerra, caro mio. Avevo solo 22 anni e tutto era eccitante. Quello uno Stuart. Non pensavo certo che potesse accadere proprio a me. Gli altri erano stati sfortunati. Io invece mi sentivo al sicuro.
Chissà perché ti sentivi al sicuro. I progettisti di carri armati dovevano destreggiarsi tra tre caratteristiche principali: mobilità, non dirlo, potenza non dirlo, di fuoco non dirlo. E protezione. L'ha detto. Alcuni carri, come il famoso Tigre tedesco, avevano potenza di fuoco e protezione. Al contrario, lo Sherman aveva mobilità, si muoveva veloce ed era ottimo per i campi di battaglia. Dimentichiamoci, raga, che lo Sherman ha lo stesso quantitativo di corazza effettiva rispetto al Tiger. Se tu prendi in considerazione l'angolazione e la quantità di corazza che c'ha lo Sherman e prendi in considerazione la qualità schifosa che erano le corazze tedesche paragonate a quelle alleate, e raga, qua il paragone comincia un po' a cambiare. È come avere lo stesso quantitativo di corazza. E americani. Quindi dire che lo Sherman ha poca corazza è come dire che il Tiger ne ha poca. Pianificano l'invasione dell'Europa, comprendono la necessità che i mezzi corazzati, una volta sbarcati, precedano la fanteria e spazzino via ogni ostacolo. Viene così prodotta una serie di veicoli corazzati noti come Hobart's Funnies, dal nome del generale inglese che li ha progettati. Ne fanno parte carri armati anfibi con gonne galleggianti, in grado di raggiungere la spiaggia nella prima ondata. Una volta sbarcati, abbandonano i galleggianti. Carri antimine per bonificare il terreno. Crab. Carri bulldozer per sgombrare la strada. La maggior parte di questi veicoli si dimostra efficace. Altri sono meno affidabili. giugno 1944. È l'alba. È il D-Day. L'invasione dell'Europa. I mezzi anfibi sono i primi a sbarcare, 5 minuti prima dell'ora prestabilita, per annullare ogni difesa e agevolare la fanteria. Mare troppo mosso. Il mare è agitato e molti dei carri che sbarcano a Omaha Beach affondano. Sulle spiagge dove sbarcano inglesi e canadesi, invece, gli Hobart's Funnies hanno più successo e contribuiscono in modo decisivo alla vittoria. Gli alleati penetrano il vallo atlantico di Hitler, sino ad allora ritenuto inattaccabile. Nei giorni seguenti sbarca un numero enorme di uomini e carri armati. Beh, qua hanno saltato tutta la parte di storia che riguarda l'Africa e l'Italia, che sono fondamentali per parlare dello Sherman, perché sono i due posti in cui il veicolo veramente stava splendendo, sia in Italia che in Africa. E splenderà anche in Francia dopo il D-Day. Da dopo il D-Day in poi lo Sherman, se voi andate a leggervi i rapporti che facevano gli americani, loro dicono che in Normandia c'erano lamentele che volevano i Jackson, volevano gli M36, volevano i Firefly, volevano i 76, e qua si dimenticano di dire che il 76 mm era già stato sviluppato e non l'hanno, e sono stati i carristi stessi a non volerlo in Normandia. Però magicamente dopo la Normandia non leggete più da nessuna parte che serviva un cannone più grande. La sesta divisione corazzata, per esempio, non ebbe mai neanche un singolo Sherman 76 e non lo richiesero mai. Quando però i tedeschi si riprendono, in furia una tremenda battaglia nota come la battaglia delle siepi, a causa delle caratteristiche della campagna della Normandia. Strade lunghe e infossate, boschi fitti, frutteti. Tutto rappresenta un problema per i carri armati ed è ideale come nascondiglio per i nemici. Tenete in considerazione che mi diceva un altro ragazzo, un altro signore che studia storia, diceva che è capitata agli americani, questa cosa io non la pensavo fosse capitata agli inglesi, la parte sfigata del campo di battaglia, ma il gran casino con i bocage e le strade strette è capitato agli americani, la sfiga di quella zona di battaglia. Non so come mai, ma sorprendentemente. Tenete conto che in Normandia di 400 e passa carri distrutti ci furono
0,6 morti per carro armato. Fu veramente un carro armato incredibile in cui sopravvivere. E la maggior parte dei morti avvenne fuori dal carro, per mitragliatrici, fucilate. I servizi segreti non ci avevano avvertiti delle siepi. E così imparammo ad affrontarle da soli. Non avevo mai pensato che le siepi potessero essere tanto grandi. Quelle che conoscevo io erano alte al massimo un metro, quelle invece erano alte 2, 3, 4 metri. Non sapevamo mai cosa avremmo trovato dietro una siepe o un angolo. Vedete l'utilità di un Churchill Crocodile, perché blastate fuoco a destra e a sinistra? I tedeschi si gettano anima e corpo nella battaglia. Ben due Panzerdivisionen di elite dell'SS vengono chiamate dal fronte russo per affrontare gli alleati intorno a Caen. Alla fine di giugno sono quasi 1 milione gli uomini che si affrontano lungo le linee di battaglia in Normandia. Inglesi e canadesi mantengono la pressione sulla città di Caen. Il risultato, però, è lo stallo. L'arma più temuta dagli alleati è il cannone tedesco da 88 mm antiaereo e anticarro. Questo sì. Se un cannone tedesco da 88 mm puntava uno Sherman da 500 metri o persino da un chilometro, riusciva a colpirlo senza alcuna difficoltà. Sì, riusciva a colpirlo, ma a più di 500 metri avevano tante difficoltà i tedeschi con gli 88, con gli 88 anticarro. Poi l'88 più lungo era un'altra storia, però con l'88... tipo il Flak, quello che usava il Tiger, se eri al di sopra dei 500 metri, persino, ripeto, Waffenmatt lo diceva che avevano problemi. I cannoni da 88 e da 75 mm erano nettamente superiori a tutto quello che avevamo noi. Non ci sono dubbi in proposito. 75 ho dei dubbi, 88 sì. Gli Sherman affronteranno la sfida più dura. Perché di 75 bisogna fare una differenza tra quello che montava il Panther, quello lungo, e quello corto che montava il Panzer IV o quello fisso. Il maresciallo Bernard Law Montgomery è il comandante delle forze di terra alleate. È difficile capire cosa si aspettasse Montgomery dalla Normandia, perché a guerra finita disse che era andato tutto secondo i piani. Mentre è chiaro che le cose non stavano per niente così. Di certo però aveva un'idea generale delle operazioni, quindi voleva piazzare l'esercito inglese intorno a Caen per attrarre i corazzati tedeschi e permettere così agli americani di contrattaccare dall'altro lato della Normandia, a ovest. Ci sarebbero state diverse battaglie per creare le condizioni giuste per il contrattacco dalla Normandia. Battaglie per sfiancare i tedeschi e per bloccare i loro mezzi corazzati. Centinaia di Sherman inglesi si raccolgono oltre il fiume Orne per il grande assalto di Montgomery, il 18 luglio. Nome in codice, Goodwood. L'assalto inizia all'alba. Se non sbaglio, e se non vado errato, ci fu un'altra operazione. No, Goodwood non era un'operazione d'assalto principale. Goodwood era un diversivo per l'operazione Cobra, che sarebbe avvenuta più a nord. Goodwood era intesa per praticamente andare di merda. Era una di quelle missioni che tu usi per attirare i nemici in una zona e attaccarli dall'altra. Attacca il nemico dove non se l'aspetta. E Goodwood aveva questo obiettivo qua: far credere ai tedeschi che loro stessero attaccando da quella direzione lì. Un massiccio bombardamento aereo da parte di velivoli americani e inglesi. È uno dei raid aerei di supporto terrestre più micidiali dell'intera guerra. La prima cosa che vidi fu quell'enorme flotta aerea. Non avevo mai visto né immaginato niente di simile. Centinaia e centinaia di bombardieri. Non erano molto in alto e li vedevo tutti bene, distinguendone i contrassegni e persino i vari equipaggi. Con quel terribile bombardamento a tappeto ci sentivamo assolutamente invincibili. E questo era lo scopo.
uno degli scopi. Era decisamente meglio stare da questa parte piuttosto che dall'altra, dove piovevano bombe. Non possiamo perdere, non resterà niente dopo. Tra poche settimane saremo in Germania, è questo che ci veniva detto. Il bombardamento aereo sgomenta i tedeschi. Carri armati Tigre da 60 tonnellate vengono lanciati in aria come scatole di fiammiferi. Quelli sono Panzer 4. Alle 8:30 del mattino gli Sherman inglesi avanzano in mezzo alla polvere e al fumo. Avanzano quasi senza interruzione per alcuni chilometri. È vero, Mike, è vero. Non trovammo nulla, nessuna resistenza. Pochi tedeschi vagavano qua e là, ma erano traumatizzati dal bombardamento e molti erano feriti. Ci fermavamo, trovavamo qualcuno dando loro morfina, cose del genere. Poi proseguivamo indisturbati. Pensai che saremmo andati così per sempre. Dopo alcune ore gli inglesi sono in aperta campagna. Mentre i tedeschi si riprendono, i carri armati inglesi diventano un facile obiettivo. Eravamo in campo aperto, perciò dovevamo andarcene alla svelta. In attesa degli inglesi non c'erano solo i temuti cannoni da 88 mm, ma anche Panzerdivisionen ben nascoste, con corazze e cannoni più pesanti e più grandi di quelli degli Sherman. Sì, ripeto, dire che il Tiger ha più corazza dello Sherman non ha senso, perché, scusate, perché dire veramente che lo Sherman, cioè dire che lo Sherman è corazzato di merda rispetto a un Tiger è come dire che anche il Tiger è corazzato di merda, avevano praticamente la stessa quantità di corazza. Panther, sì, è vero, era corazzato meglio dello Sherman, però aveva tanti exploit che potevi sfruttare per farlo fuori, quindi quell'avvantaggio di corazza non era tutto sto vantaggio alla fine, perché avevi la corazza che andava di male in peggio man mano che andava avanti la guerra, avevi problemi con le saldature che saltavano, i cambi che si rompevano appena trava il primo proiettile esplosivo in prossimità della trasmissione, 75, 105 e 90 principalmente, avevi il mantle della torretta che rifletteva i colpi verso il basso, e anche quando misero il mento sulla torretta, la torretta si inceppava costantemente, anche quando hanno aumentato lo spessore si inceppava lo stesso. Il tetto vulnerabile, comunque, senza contare i problemi meccanici, anzi contando i problemi meccanici, il signore di ieri mi diceva che il Panther aveva un'efficacia del 48%, che è bassissima. Mia sinistra, vedi un carro armato in quella direzione e poi tutto a un tratto esplose in una massa di fuoco. E ricordo molto bene un membro dell'equipaggio sulla torretta che saltò o cadde giù avvolto dalle fiamme. Attraverso il periscopio vedevo i veicoli rallentare. La cosa è che io non posso dire nulla sulle opinioni. Non posso dire nulla su quello che vede la gente, anche se molte cose ne dubito. Quello accanto al mio all'improvviso riduceva la velocità e scompariva. Le nostre perdite furono considerevoli. Certo, era ovvio che le cose non stavano andando bene come ci aspettavamo. Sembrava che pennacchi di fumo si alzassero dall'orizzonte. Ovunque arrivasse la vista, c'era qualcosa che bruciava. Avevamo proseguito per 5 o 6 chilometri e ci ritrovammo dritti in quel prato. A James Donovan e al suo equipaggio viene ordinato di attendere i carri armati di supporto che dovrebbero giungere da sinistra. Eravamo fermi lì e aspettammo per almeno 2 ore chiedendoci dove fossero.
Non sapevamo cosa stava succedendo, ma visto che era tutto tranquillo, non eravamo preoccupati. Mentre guardavo dal periscopio, vidi due carri armati muoversi a circa 100 metri da noi. Ne vedevo solo la parte superiore, perché avanzavano da dietro una siepe. No, comunque, raga, seriamente, loro dicono 100 yard e traducono in 100 metri. Uno dei loro comandanti si stava pettinando i capelli. Erano capelli biondi, molto belli. Eravamo talmente vicini che potevo vedere bene anche il colore dei capelli. Solo quando si chinò in avanti e indossò il berretto, capì che era tedesco. Spara? Devono averci visto proprio in quel momento. Dopo pochi secondi, il primo carro tedesco irruppe dalla siepe. Il nostro puntatore lo teneva di mira mentre facevamo retromarcia. Quando sparò, vidi il proiettile tracciante uscire dal carro armato e schizzare verso il cielo. Allora mi chiesi quante speranze avessimo con quel carro. La torretta del Panzer si girò e si allineò con noi. E bang, ecco fatto. Ci fu un terribile rumore, ma era difficile capire che cosa voleva dire. Poi arrivò l'ordine di saltare tutti giù. Noi due che stavamo nella parte frontale passammo dal portello di sicurezza in basso. Gli altri uscirono dalla torretta. Il comandante disse di correre e di allontanarsi per cercare riparo. Allora raggiungemmo un campo di grano e ci gettammo là in mezzo per salvare la pelle. Numerosi squadroni di Sherman. Avete visto che hanno tralasciato un piccolo particolare? Anzi, non l'hanno tralasciato, ma hanno fatto intendere. L'equipaggio era tutto vivo. L'equipaggio era vivo. Una delle cose che la gente tralascia sempre. Anche se il carro armato viene distrutto, ma l'equipaggio sopravvive. Posto? Un carro armato lo sostituisci, l'equipaggio no. E questo è il punto. Gli inglesi vengono quasi spazzati via. A sera si calcolano i danni subiti. Ma tra l'altro un'altra cosa, gli inglesi subirono molti più morti degli americani dentro il carro armato, perché gli inglesi usavano i berretti come i tedeschi. E un berretto non è una buona tattica di sopravvivenza a lungo termine. I caschetti in plastica e fili di metallo come quelli americani o quelli in tela coperti sopra in rinforzi di gomma russi, quelli proteggevano molto di più. Ti sei perso 29 minuti di video, ma puoi guardarti la live perché questa la carico. Mi arrampicai fuori dalla torretta e, stando in piedi, vidi 9 carri armati. Non ci potevo credere. Normalmente la mattina al risveglio ce n'erano invece qualcosa come 50, 55. Beh, è vero però che presero una grande batosta sia americani che inglesi nei primi mesi della Normandia, ma ripeto, quando uscirono dalla Normandia la cosa cambiò, molto cambiò. Perché tutta la forza tedesca in quel momento era tutta in Normandia. Quando tu gli sbaragli le due unità d'élite di SS, allora tanti saluti. E poi attenzione che da dopo dalla Normandia in poi i tedeschi cominciarono a perdere i famosi assi di sto cazzo. Con l'arrivo di altre due divisioni corazzate inglesi, però, la semplice forza dei numeri mette gli Sherman in condizione di conquistare molti obiettivi. Chiamalo poco. Il rivolo di prigionieri tedeschi catturati diventa un fiume. Questi uomini distrutti vengono da una delle migliori unità dell'esercito tedesco. Qualche vittoria è stata ottenuta, ma si è ben lontani dal contrattacco sperato.
Scusate, si allontani dal contrattacco sperato, ma allora i tedeschi che speravano di difendere cosa dovrebbero dire? Mettersi a piangere come bambini? Non ho capito sto ragionamento, raga, se sapete. Nell'ultima settimana del luglio 1944, la prima armata americana ha gli uomini e i materiali pronti e in posizione per il contrattacco. Il 25 luglio viene lanciata una nuova offensiva americana, l'operazione Cobra. Questa è quella importante. Ci dissero che era in corso una grande offensiva e di prepararci a partire. L'avanzata stava cominciando. Numerose truppe americane attaccano le forze tedesche ormai indebolite. La fanteria del Settimo Corpo conduce l'offensiva. Browning 19-17. Bandit 81, Bazooka. Più tardi, quello stesso giorno, gli Sherman ricevono l'ordine di attaccare. Quello è un M4. 4-1. I tedeschi resistono per un paio di giorni, ma non riescono a tenere testa alle schiaccianti forze americane. Tenete conto che, come dicevo anche un po' di tempo fa, gli americani erano molto più conservativi con loro che armati. Certo, il singolo carrista americano era una specie di Rambo, perché come vedeva che la situazione stava andando di merda, si lanciava all'attacco. Però normalmente il normale carrista era molto conservativo su cosa fare, i comandanti in particolare erano. Differenza tra M4 e Sherman sono la stessa roba. Se tu dici M4 intendi tutta la famiglia di M4, se dici Sherman è come se tu parlassi di, come posso dire, di Fiat. Cioè dire M4 e dire Sherman è circa la stessa roba, solo che l'M4 è il nome tecnico, lo Sherman è il nome, è il soprannome, ok? Sorpresi dalla rapidità dell'avanzata, i tedeschi iniziano ad arrendersi in numero sempre maggiore. Cioè, un'inculata come quella dell'operazione Cobra? Cazzo. Ah, da notare come vanno nei dettagli quando Goodwood le hanno prese di Santa Rosa, però non vanno mica nei dettagli quando con Cobra fecero su un disastro. Grazie ai vecchi ostacoli trovati in spiaggia e saldati sulla parte anteriore dei carri armati, gli Sherman ora hanno una nuova arma. Andammo in spiaggia e prendemmo quello che galleggiava in acqua. Lo tagliammo e lo usammo come materiale per fare delle specie di grosse forchette da mettere sul davanti del carro armato per sradicare più facilmente le siepi. Un veicolo era così in grado di colpire una siepe e passarle attraverso a una velocità di circa 8 o 16 km orari. Il cosiddetto Sherman Rhino. La Browning 1917 venne usata dai Marines. Quello che hanno fatto vedere qua era solamente un video di addestramento statunitense. Montgomery usa pialla, mazzuolo e brutte maniere per tenere impegnati i tedeschi. Patton arriva e prende a craniate in faccia con il suo famoso elmetto luccicante gli ariani. Grande Mike. Si portava via tutto, arbusti e cespugli. E se c'era bisogno avevi il 105 che sparava per terra o faceva saltare per la terra, oppure avevi lo Sherman Dozer. Era un sistema molto efficace. Gli americani giungono finalmente in un'ampia area sgombra, in cui gli Sherman possono essere impiegati vantaggiosamente. Ecco. Una bella sensazione liberarsi di quelle siepi, trovarsi di nuovo all'aperto, dove poter fare le manovre anche con i carri armati e rivedere uno spazio ampio, libero. La velocità dell'avanzata aumenta. Ci siamo scatenati, grida un comandante americano. Alla fine di luglio il generale Patton è nominato comandante della terza armata statunitense. Oh sì. La sua missione? Condurre la controffensiva a occidente. Instillò nelle truppe, con tutta la sua durezza, la convinzione che potevamo riuscire a fare tutto.
George Patton, noto come il generale d'acciaio, si è guadagnato la reputazione di comandante aggressivo in Nord Africa e in Sicilia. Oh sì, che voi avete completamente ignorato. Ha l'inesorabile capacità di spingere al limite i propri uomini. Lo rispettavamo, ma pretendeva il massimo dai suoi. Siamo al minuto 34:15. Quei uomini. Abbiamo quasi finito, 10 minuti. Nel giro di pochi giorni, gli uomini di Patton raggiungono la Bretagna. La sua teoria era che il nemico era esausto esattamente come noi e probabilmente anche più spaventato, perché stava fuggendo. Questo era vero. Aveva capito che una volta fatto perdere l'equilibrio al nemico, era come un lottatore atterrato che supplica per il colpo finale. Mentre la controffensiva dalla Normandia acquista velocità, una per una le città francesi cadono in mano degli alleati. Piccola nota a margine. I tedeschi avevano un vantaggio molto particolare, di cui nessuno mai cita. Stavano difendendo. Se tu difendi, hai un 10% di vantaggio sul nemico. C'è solo un problema. Secondo studi della 3ª e 4ª divisione corazzata, lo Sherman in difesa era 8 volte più efficace di un Panther. Butto di sta chicca qua. Saint-Malo. Ren. Poi a est. Le Mans. E Parigi. Continuavamo a conquistare tante di quelle città durante la controffensiva che non riesco nemmeno a ricordarmele tutte. La terza armata di Patton avanza impetuosa, senza incontrare quasi alcuna resistenza. E le colonne di carri armati Sherman avanzano ogni giorno per svariati chilometri. La sua strategia consisteva nell'irrompere tra il nemico, chiunque fosse, a girarlo e fare il finimondo nell'entroterra. E qui lo Sherman eccelleva. Siamo a quota 12 cazzate. Esce allo scoperto per accogliere gli eroici conquistatori americani e inglesi. Le persone ci festeggiavano. In qualunque città o villaggio entrassimo, lanciavano fiori, ci offrivano il cognac, se ne avevano. Naturalmente noi accettavamo. A volte non riuscivamo a muoverci con le strade invase dalle persone felici di essere state finalmente liberate. Un paio di ragazze vennero da noi, ci baciarono e poi ci misero dei fiori attorno al collo. Ci accolsero come dei veri eroi. Penso che per loro lo fossimo veramente. Lascio a Mike le considerazioni su quelli che dicono che, oddio, gli americani non hanno liberato un cazzo. Finalmente, tutto procede bene per gli alleati. Sì, è vero. I tedeschi, però, hanno un'ultima carta da giocare. Le Ardenne. Il feldmaresciallo Gunther von Kluge riferisce che qui è un manicomio. Qualcuno deve dire al Führer che se gli americani riescono a passare, saranno fuori pericolo. Ah no, la... Hitler interviene personalmente per ordinare a 5 colonne corazzate di spostarsi da Caen per un contrattacco volto a dividere in due l'esercito alleato. L'operazione inizia nella notte del 6 agosto. No, sì, solamente uno Sherman. Ok, la scritta First in Bastogne significa che sono stati i primi della loro divisione a entrare a Bastogne. Quando arrivano i rinforzi, tanti veicoli si presero quel nome, anche semicingolati. Ancora Somua. Tuttavia, la linea americana resiste fino all'arrivo dei rinforzi. Ciò, come ho detto prima, lo Sherman è migliore in difesa che in attacco, come tutti i carri. Risposta. Eisenhower ordina a Patton di dirigersi a est e avanzare verso i fiumi Loira e Senna, dietro le retrovie dei mezzi corazzati tedeschi, ancora bloccati a sud di Caen.
Eisenhower ordina poi a Montgomery di attaccare Falaise dall'area a sud di Caen. Ormai circondato, l'intero esercito tedesco in Normandia ha solo una via di fuga a est per sfuggire alla morsa alleata. Sì. Grazie mille per il cane. Mi farà fare 10.000 visualizzazioni. Muoversi solo di notte per evitare attacchi ripetuti da parte delle forze aeree alleate. Gli alleati hanno intrappolato 19 divisioni tedesche nella sacca di Falaise. I tedeschi iniziano a sgombrare nella notte del 16 agosto. Allora lì. Nonostante il bombardamento continuo, riescono a far uscire tra i 20 e i 40.000 soldati. Nei giorni seguenti, i soldati inglesi, canadesi, polacchi e americani stringono l'accerchiamento. Sei un Typhoon, un Tempest. Vengono fatti prigionieri 50.000 tedeschi. Grandi polacchi. Vedete, ne hanno fatti evacuare. Ne hanno fatti evacuare 20.000, tra i 20 e i 30.000, ne hanno catturati tra i 50 e i 60.000. No, scusatemi un secondo, ma io direi che i tedeschi hanno un po' perso qua, eh. Data la maggior parte dei panzer e dei mezzi meccanizzati. Quando gli alleati chiudono il varco, nella sacca di Falaise avviene un'atroce carneficina. È difficile da descrivere. Orribile. Ampi tratti di strade e campi bloccati. Vi ricordate il film Fury? Quando c'è il, quando parlano dei cavalli morti e delle colonne di carri armati distrutti e di veicoli distrutti. Ecco, parlano di questo. Sacca di Falaise. Ricoperti da veicoli capovolti. Cavalli morti. Cadaveri. Un'autentica strage. Un'inculata a sangue. Ogni cosa era rivolta verso una sola direzione. A est erano rimasti solo il silenzio e la morte. I tedeschi avevano molte attrezzature trainate da cavalli, come artiglieria e altro. Non ho mai visto in vita mia un simile numero di cavalli morti. L'odore era indescrivibile. Restano uccisi 10.000 tedeschi. Von Kluge, il generale tedesco, scrive una lettera a Hitler. Yuko, ti sei perso 40 minuti di live. Dicendo che la guerra è ormai persa. Puoi riguardarla poi comunque. Si suicida con una capsula di cianuro di potassio. Capimmo che l'esercito tedesco in Francia aveva di fatto cessato di esistere. Penso che quello... No, ascoltami, Federico, è un discorso di survivor bias, perché tu sei dentro... È come il discorso che faceva Vlad sugli elmetti. Tu sei dentro il carro armato, il tuo carro armato viene colpito e prende fuoco, te salti fuori, esci, scappi, ti metti dietro un cespuglio, guardi lo Sherman che dopo 5-6 secondi comincia a saltare per aria, a partire le munizioni, e tu, la tua impressione è, ma cazzarola, che carri armati del cazzo ci danno, mentre se tu dentro quel carro armato ci muori per colpa dell'incendio, non puoi andare poi in giro a dire, ah, quel carro armato è una trappola mortale, sei morto, e i morti non parlano, dead man tell no tales, tutto qua. Loro... Non loro sanno, cioè la loro impressione del carro armato è che fosse una trappola mortale, ma perché quello è la loro esperienza personale. Tutto qua. Quello fu l'inizio della fine dell'occupazione. Loro magari lo sanno anche che i dati dicono altro, però la loro opinione è quella. Comunque ce ne sono di veterani che dicono che lo Sherman era un buon carro. Primo tra tutti Abrams, Patton, il coso, come si chiama... Lafayette, il più lasso degli assi americano. Cioè, Abrams ha cambiato 7 carri, ha cambiato 7 Sherman, non si è mai lamentato del suo Sherman. La storia... Sono arrivate le solite lamentele del 75 che non era adeguato, eccetera, ma ripeto, da dopo l'intervista che fece durante la campagna nelle Ardenne, non si nomina una volta la necessità di un cannone più potente, una volta. Della controffensiva in Normandia non finisce qui, però. A Patton. Il generale Patton attraversa la Senna e si apre un varco per Parigi. Con l'esercito americano che avanza dal nord della Francia,
Lui, Lafayette G. Poole, ha perso. Guardate che lui è stato. Il suo carro armato è stato distrutto mentre stava cercando di sfondare la. Come si chiama? La linea Siegfried, la Siegfried Line, e perso una gamba perché il conducente era inesperto. Ha fatto finire il carro armato in un fosso e niente, un pantaglia ha sparati mentre erano nel fosso. Lafayette G. Poole. Tedeschi, asso degli assi americano. Totale. Il 25 agosto 1944 il distaccamento tedesco di Parigi si arrende. Il suo comandante ignora l'ordine di Hitler di distruggere la città prima. Con un gesto nobile, gli americani lasciano che siano i soldati francesi a liberare la loro stessa capitale. La parata dei vincitori a Parigi segna un immenso, vero trionfo. La battaglia di Normandia fu decisiva per la guerra sul fronte occidentale. Tutti quanti, devo leggervi la perla di Mike, perché Mike dice solo perle. Tra Bagration e Normandia morirono circa 500.000 di cavalli. La logistica tedesca fu letteralmente annichilita. A proposito, rip per il Cerbero Podcast. Mi è mancata. Tanto per la guerra in genere. Circa 250.000 tedeschi furono uccisi o catturati in Normandia. Ma questo dato va contestualizzato. Mike si chiama. Altri 200.000 tedeschi furono uccisi o catturati a est dai russi, che avevano distrutto i loro gruppi d'armata sul fronte orientale. Questi eventi sarebbero già stati gravi singolarmente, ma insieme misero l'esercito tedesco sotto una pressione insostenibile. Sì, la carico. È la vittoria degli uomini al fronte e del processo produttivo in patria. Nonostante i loro difetti, sono stati prodotti abbastanza Sherman da poter vincere. Penso fossimo tutti riconoscenti per gli Sherman. Ne erano stati costruiti talmente tanti e solo il cielo sa cosa avremmo fatto senza. Ma vedete il problema che c'è con questo video qua? Hanno cominciato a dire quanto merda fosse lo Sherman, poi alla fine, senza di loro non avremmo fatto un cazzo. Grazie a sto gran cazzo. Beh, non abbiamo di meglio che i carri armati Sherman, ma sono americani. E con gli Sherman faremo quello che dobbiamo fare. Sapevamo di avere l'arsenale della democrazia. Vedi che lo sanno. L'orgoglio che noi americani ce l'avevamo fatta. Eravamo stati capaci di costruirli, erano ottimi carri armati e ci avevano aiutato a vincere la guerra. Era una bella sensazione. Il carro armato Sherman ha guidato la controffensiva vittoriosa che ha schiacciato l'esercito tedesco a ovest. Ora è aperta la via per l'assalto contro la Germania stessa. Che andava ancora meglio della campagna di Francia. Quindi concludiamo con. Tiriamo le somme, tiriamo via le conclusioni, ok? Cioè, diamo le conclusioni di quello che è successo, ok? Allora, togliamo via, mettiamo il mio bel faccione in mezzo. Allora, tiriamo le conclusioni. Cosa è successo quindi? Lo Sherman è stato un carro armato essenziale, è stata una cosa importante per concludere la guerra? Fatemi sapere voi. Io in questa live non era nata con questa idea di guardare il documentario, ma mi è piaciuta l'idea che mi ha dato Federico, quindi te, se entri nel mio gruppo Discord, ti do i privilegi di admin. E beh, io ve lo dico sinceramente. Questo documentario qua, avendolo io tra l'altro già visto, comincia col piede sbagliato, con un bel po' di cazzate. Ma non so se avete notato, man mano che si è andato avanti, hanno cominciato a correggere le cose che stavano sparando a zero sullo Sherman. Stavano cominciando a migliorare. Ha ragione Mike, non era un SAA, ma era una modello 73. Beh, io raga, se vi facciamo che vi do. Avete fino alle 7 per farmi domande, ok? Vai. Se volete che vi faccia vedere delle cose sul libro,
E invece nella fondina sinistra teneva una Smith & Wesson modello 27 calibro 357 Magnum. Va bene, Mike, solo dici te. Patton, colui che Patton doveva, è stato il primo a entrare a Colonia, e quando arrivarono all'interno, quando arrivarono a Colonia, ci furono gli venne dato il cos'era? Venne dato tutti i privilegi, cioè come si chiama? Venne riconosciuta l'entrata a Colonia a Montgomery, e Patton si è incazzato, è andato davanti a tutti i soldati, è andato sul Reno, ha pisciato, si è calato le braghe, ha pisciato nel Reno per poi dire: sono arrivato prima io. Raga, se Patton non è il miglior generale che voglia gli americani, non so chi cazzo sia. Montgomery, chi cazzo sei? No, scherzo, raga. Scherzo. Adesso. Niente, io però questa frase che hai detto te, Mike, prima, quella di Montgomery e Patton, me la segno. È una frase che è stupenda. Dov'è? Qua, generale. Mettiamo Cile in corsivo e mettiamo cheat. Metal Mike. A posto. E lo metto in evidenza. Attacca messaggio. Ok. A posto. Abbiamo Mike appena entrato, già gran protagonista. E dove cazzo è la chat? Eccola qua. Allora, il Churchill, vabbè, bel veicolo, ve lo consiglio. No, la maggior parte dei carri armati usati dai sovietici, ok, sì, una buona parte dei carri armati usati dai sovietici viene smantellata, ma guardate che una buona parte, non una grande parte, ma una buona parte di essi vennero utilizzati per, come si chiama, come carri da manifestazione. E nel 2014 i russi hanno trovato un mercantile americano affondato nel mare del nord, hanno recuperato i due Sherman M42 che erano nella stiva e li hanno rimessi a nuovo, e gli Sherman ogni anno fanno la parata insieme ai carri russi. Si vede l'impugnatura da Rator, ok. Simone, l'M4 Sherman era considerabile come il miglior carro della guerra per una semplice ragione: era un ottimo compromesso fra un'ottima qualità generale del mezzo ed una disposizione del mezzo in quantità. L'obiettivo poi, sergente Dedo, l'obiettivo di un soldato non è morire per la propria patria e far sì che il nemico dall'altra parte muoia per la sua. Gli italiani, quando i carri armati riuscirono a produrre prima, aspetta, gli italiani quanti carri armati riuscirono a produrre prima dell'armistizio? Badass Patton sembra uscito da qualche film di Vin Diesel, davvero. Già. Il video che dovevo pubblicare, quello dell'M60, finisce questa settimana. Lo finiamo di lavorare questa settimana qua e devo fare tutti i ringraziamenti del caso ad Andrea, che mi sta facendo tutto il lavoro di editing. U-boot tipo il 21, il Messerschmitt 262, lo Stungaver 34 sono armi tedesche che hanno rivoluzionato la storia, giusto? No. Allora, il 262 non è stato il primo jet, non è stato il primo caccia, non è stato assolutamente il primo caccia reazione. Il primo caccia reazione è stato il Bell P-59 Era Comet. No, aspetta. Il Bell P-59, sì. È stato il Bell P-59. Peter scrive questa cosa, grazie mille Vlad. E l'U-Bot tipo 21 no, perché anche gli americani avevano un sistema di quel tipo sui loro sottomarini. L'STG-44 sì, quella è stato il primo fucile d'assalto,
Però c'è da dire che il subcalibro ce l'avevano anche gli americani con le carabine M1 o la Johnson 1941. Vlad fa un video sulla 1941. Gli SEMA furono anche usati alla guerra di Corea. Sì, furono il principale carro armato nella guerra di Corea. Dici che Vlad ha copiato la mia intro? La Trieste è una buona nave, non so che nave è. Scusa. Lo Sherman Porcupine. A proposito, raga, un video che potrebbe arrivare prima della fine dell'anno è un video che devo fare insieme al signor Boggy, che è un video in cui vado a elencare tutte, Boggy, ricordami quante cazzo ne avevi accumulate, varianti di Sherman. Tutte. Sarà un video che sarà un palo nel culo da fare, ma sarebbe una figata. Ah sì, la portaerei, cazzo, pensavo parlassi della Seconda Guerra Mondiale. Ah vabbè, la Trieste è la tipica, mercantile che può portare anche aereo italiano. Letteralmente, io la definisco così, le portiere italiane, mercantili che portano aerei. La classe Monte Cuccoli, intendi Monte Cuccioli, intendi l'incrociatore? Questo delle Filippine, non lo so se erano, avevano che armate, se erano in Corea i filippini, credo che avessero i loro cazzo in quel momento. I carri nordcoreani erano T-34, T-34. Dopo avevano tipo i russi, in Corea del Nord avevano anche degli S-4, che però non intendevano usare, erano lì giusto in caso la guerra fredda scoppiasse per davvero. Però sì, c'erano degli S-4 in Corea del Nord, però erano russi e non verranno mai utilizzate. Classe Cleveland è semplicemente il miglior incrociatore leggero della Seconda Guerra Mondiale. Sì, la classe Cleveland era un incrociatore leggero, ed era forse la miglior classe di incrociatori leggeri della guerra. Sì, l'Avorio. Sì, raga, appena mi capita l'occasione di prendere un M47 devo fare un video anche su quello là, perché sì, è un carro armato che in Italia è stato molto importante. Ci ha parato il culo per tutto il periodo di passaggio tra dai carri americani ai Leopard e gli M60. Anche se quelli là sono americani, anche se anche l'M60 è americano, però vabbè. Le bombe atomiche sui caccia moderni cosa ne pensi? È utile o no? È perché se esistono questi tipi di bombe vengono comunque utilizzate in modelli pesanti come il B-52 B-2. Allora, le bombe sui caccia, e poi con questa concludo, le bombe sui caccia tipo gli F-35, tra parentesi, noi in Italia abbiamo, quando abbiamo comprato gli ultimi 30 F-35 ci hanno dato anche 30 bombe nucleari, stupendo, non sono tanto potenti, sono più delle piccole bombe, non sono così tanto potenti come quelle grandi, quelle che monti sui B-52 e B-1 e B-2, quelli possono spazzare via un'intera città in un colpo solo. Quelle più piccole che montano i caccia sono più per sparare obiettivi tipo installazioni SAM, le riserve di munizioni nemiche, quelle cose lì. In Italia noi in teoria comunque non dovremmo avere armi nucleari, però gli americani ce le hanno date lo stesso, noi perché no, scusa. Comunque, raga, è stato un vero piacere avervi qui e questa live, sì, verrà ricaricata e niente. Se volete fare i saluti, fateli adesso. Io fa un po' stacco. Adesso stacco.
Bom. A tutti quanti, riposo soldati.